Ciao amici del MyLab. Ma i biscotti senza zucchero sono una truffa o sono qualcosa che veramente ci aiuta a tenere bassa la glicemia? Oggi ne parliamo, ma prima ti esorto a condividere questo video con i tuoi amici, a mettere like alla pagina, così verrai sempre avvisato quando mettiamo fuori qualche dato nuovo, qualche pubblicazione, qualche video nuovo, d'accordo? Detto questo, ci occupiamo dei biscotti senza zucchero. Sono andato in un negozio e ho trovato sugli scaffali la notizia su un volantino che diceva: wow, abbiamo fatto i biscotti senza zucchero. Quindi mi sono detto: wow, deve essere veramente una cosa carina, giusto? Ho guardato meglio l'etichetta, perché bisogna essere degli etichettologi esperti per capire le etichette di oggi. Sei d'accordo anche tu? Ci vuole una laurea in etichettologia a volte per capire se qualcosa è veramente salutare o no. Beh, questi biscottini pesano in totale 40 grammi, l'ho appena misurato con la mia bilancina di precisione, e guardando l'etichetta questi biscotti, pur non avendo zucchero, contengono comunque 60% di carboidrati sotto forma di amidi. Si tratta alla fin fine di circa 25 grammi di amidi. Faccio i conti alla buona, perché in realtà sono un po' più di 40 grammi, insomma non guardarmi le virgole è abbastanza inutile. Quindi ci sono 25 grammi di carboidrati, ma ecco la brutta notizia. L'indice glicemico di questi carboidrati è di ben 70%. È normale per i cereali avere un indice glicemico del 70%. Ecco che però, facendo i conti, 25 per 0,7, fai un po' i tuoi conti con la calcolatrice e viene fuori che sono quasi 20 grammi di zucchero. Sono quasi 20 grammi di zucchero che ho messo qua in questa ciotolina, e quando tu dai ai tuoi bambini o ti mangi 4 miseri biscottini che non ti fanno neanche saziare, devi mangiarci qualcos'altro dietro, è come se avessi ingerito ben 20 grammi di questa roba qui, zucchero puro, anzi in realtà di glucosio, perché lo zucchero ha un indice glicemico inferiore al glucosio e anche di parecchio. Quindi quando noi diamo da mangiare ai nostri ragazzini una cosa di questo genere, che non contiene proteine, non contiene grassi, viene assorbita tutta alla velocità della luce, dopo un'ora o due questi qua avranno una fame maledetta. Tra l'altro, te l'ho detto milioni di volte, quando questo ti crea un picco glicemico, poi c'è un contraccolpo ipoglicemico, ti manda giù di glicemia, quindi hai una fame terribile a causa di quel fatto lì, cioè che hai mangiato questi biscotti. Esistono dei biscotti dolci con altri ingredienti, ma non devono avere i cereali. E come al solito un sacco di gente mi dice: ho capito Loris, però adesso basta parlare male del cibo, basta dirci cosa non dobbiamo mangiare, dici cosa dobbiamo mangiare. Non solo ve lo dico, ma io e i miei soci abbiamo creato una linea di prodotti che, se vuoi informazioni, clicca qui su questo video e troverai tutto quello che vuoi. Sono dei biscotti, in questo caso abbiamo molti prodotti ipoglicemici, ma questi sono i biscotti, noi li chiamiamo i supremi, e questo nome è dovuto al fatto che così sono stati commentati dai nostri utenti. Hanno un sapore buonissimo, non hanno nessun tipo di cereale dentro, questo è il fatto. Sono fatti con farina di mandorle e altri ingredienti, i dolcificanti ci sono perché devono essere buonissimi, se no, di la verità, hai mai provato a dare quei biscotti super integrali, zero zucchero, zero tutto? Li dai ai tuoi bambini e giustamente te li sputano in un occhio, perché sono veramente terribili come sapore. Ecco, invece quello che abbiamo realizzato è un tipo di cibo con un sapore e una gradevolezza altissima, di altissimo livello. Provare per credere. Il MyLab non è nato per fare pubblicità ai prodotti, ma se vai a vedere in altri video che ho fatto parlando del fatto che alcuni cibi come i biscotti, il pane e così via sono dannosi, un sacco di gente mi ha detto: ho capito, ma non mi dai mai l'alternativa di cosa mangiare. E io gli dicevo: mangia qualcos'altro, mangiati delle uova, mangiati, ma no, io voglio qualcosa di dolce. Ecco, se vuoi qualcosa di dolce abbiamo realizzato i prodotti, quindi spero la cosa sia gradita. Se hai domande dal punto di vista della salute, hai bisogno di consigli, sai che abbiamo a disposizione un team di biologi, nutrizionisti, ci sono anche dei medici che lavorano con noi, quindi stiamo in contatto, facciamo che questi video siano interattivi, scrivici tutto quello che vuoi, ovviamente con un po' di ritardo riuscirò a farti dare una risposta da chi è esperto e chi è abilitato a dare consigli, perlomeno riguardanti la salute, d'accordo?
Spero che questo video ti sia piaciuto e ti esorto di nuovo a condividerlo con i tuoi amici, con tutti i canali possibili, e ti do appuntamento al prossimo. Ciao!